Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi saliremo sulla nave più maledetta del mondo. Come sapete esistono varie casistiche, varie documentazioni su case ed edifici, insomma, maledetti, terrificanti, dove avvengono comunque fenomeni agghiaccianti, fenomeni paranormali e perfino automobili maledette, come quella ad esempio che vide la morte dell'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia Kotek il 18 giugno del 1914 a Sarajevo, ma che fu protagonista di molti episodi terrificanti per i suoi occupanti. Bene, perché anche per le navi esiste una casistica numerosa. Nessun episodio mai registrato però supera in orrore le vicende della nave russa Ivan Vassili, che dai primi del Novecento fu protagonista di una crociera allucinante che si risolse nella morte della maggior parte dell'equipaggio. Ciò che rende questo caso particolarmente impressionante è il fatto che i marinai sentirono indistintamente la presenza a bordo di un qualcosa, di un'entità che provocava in loro inspiegabili attacchi di panico e angoscia e che sembrava purtroppo ogni volta richiedere sacrificio di una persona. In realtà è come se il male stesso fosse salito a bordo, simile insomma a un viaggiatore clandestino, ecco, con lo scopo ben preciso di distruggere le vite dei suoi ignari compagni di traversata. Ma partiamo dal 1897, perché da lì nacque tutto. Dai cantieri di San Pietroburgo molte persone, anzi moltissime persone, assistirono al varo di una nave mercantile costruita in parte in legno e in parte in ferro, che poteva funzionare sia a vela che a vapore, come si usava tra l'altro all'epoca. Infatti lo scafo era in ferro e la coperta in legno. Possedeva ben 4 alberi e 2 fumaioli, con una macchina a vapore di tripla espansione che le assicurava una velocità di crociera di ben 8 nodi e un'autonomia di ben 2500 miglia. È proprio la Ivan Vassili, di cui il profilo elegante e le buone caratteristiche tecniche ne fecero un ammirato bastimento della marina russa. Nulla all'inizio purtroppo fece pensare che questa nave era destinata a diventare la più paurosa, terrificante e celebre fra tutte le navi maledette della storia della navigazione. Per 5 anni questa nave svolse tranquillamente le sue attività commerciali, ma non uscì mai dal Mar Baltico e senza mai passare il Gategat e lo Skagerrak, che immettono nell'infinito immenso oceano Atlantico. Ma le cose cambiarono nel 1903, perché aumentando la tensione politica fra la Russia e il Giappone e addensandosi le fosche ombre del conflitto russo-nipponico, il governo di Pietroburgo decise di servirsene come trasporto per fornire di materiale bellico l'esercito stanziato in Estremo Oriente. Ma il viaggio da Kronstadt a Vladivostok, nella provincia marittima del Mar del Giappone, è di per sé un'impresa nautica non indifferente ed erano necessarie una grande esperienza e forza di carattere. Si trattò, pensate un po', di una traversata di 20.000 miglia attraverso i 3 oceani del globo terrestre. Di conseguenza, ovviamente, non sarebbero mai potute venire a mancare sia le prestazioni degli uomini che l'affidabilità delle macchine. Si tratta della prima crociera, chiamiamola così, che ha compiuto tra il 1904 e il 1905 la squadra navale dell'ammiraglio Rzeszowski, diretta verso la battaglia di Tsushima e il suo tragico destino. Il suo comandante, uno scandinavo di nome Sven Andrist, sembra avere le qualità necessarie per condurre a buon fine questa impresa, ma anche il comandante in seconda classe Christensen sa il fatto suo e lui è svedese, mentre gran parte dell'equipaggio è mischiato, diciamo che è un po' un minestrone insomma tra scandinavi e russi. Ma ragazzi, qui comincia a arrivare il bello, perché in un primo tempo si tratta di un'inquietudine, di un nervosismo molto strano, dovuta alla percezione che ci sia qualcosa o qualcuno, ovviamente oltre agli uomini e ai materiali destinati a Port Arthur, l'avamposto russo nella penisola di Liao Tung. Il capitano della nave, in un primo momento, pensa che queste notizie sempre più minacciose, che arrivano tra l'altro dalla politica internazionale, siano responsabili quantomeno in una certa misura. Col Giappone, che ormai era sul punto praticamente di entrare in guerra contro la Russia, gli uomini dell'equipaggio hanno una strana sensazione, ovvero quella di andarsi a cacciare da soli direttamente nella bocca del leone. Ma ben presto debbe ricredersi, perché la politica non c'entrò assolutamente nulla con l'atmosfera di crescente disagio fra l'equipaggio. Si tratta invece di qualcos'altro, di ben diverso, molto diverso tra l'altro anche dalla classica superstizione
tradizione che vige nell'ambiente marinesco, che si inclini anche a pensare quando un semplice albatro o un banalissimo incidente nella cerimonia del varo possano portare eterna sfortuna ad una nave. Ma nel caso della Ivan Vassilli non vi furono mai stati incidenti di questo tipo, né segnali interpretabili in un senso minaccioso, sia negli scali toccati che in tutto il suo viaggio. Quello che stava accadendo non era assolutamente riconducibile a nulla di noto, sembra anzi addirittura trarre origini da una sfera sconosciuta, misteriosa, che non è neppure di quelle tradizionali, classiche della nostra esistenza, ma soprattutto non pare addirittura umana. L'equipaggio all'improvviso sente la presenza di qualcosa di strano a bordo, di qualcosa di inspiegabile, senza vedere e sentire nessuno, e tuttavia avvertendo una sensazione di gelo accompagnato da terrore, e non solo, ma anche di angoscia e di una fortissima tensione. Nell'impossibilità di definire meglio tale presenza, talmente elusiva e fortissima, si limitarono a chiamarla la cosa. Una cosa venuta non si sa dove, né come, né perché, e che sembra uscita direttamente da un racconto del terrore di Howard Phillips Lovecraft. Raga, pensate che uno storico dei misteri del mare di nome Vincent Gaddis scrisse proprio questo. Non si sa che cosa fosse, o magari lo è ancora. Dapprima provocò la sensazione improvvisa di avere vicino qualcuno, seguita da un terrore raggelante e paralizzante che toglieva ogni energia, come se fosse succhiata da una potentissima pompa aspirante. A volte si poté scorgere una sagoma poco luminosa, e non solo, ma anche vagamente assomigliante ad un essere umano. Ma qualunque cosa fosse, sicuramente si trovava a bordo. Ma continuiamo, perché le prime ondate di paura si susseguirono l'una con l'altra, diventando sempre più forti. In qualche modo, tuttavia, questa nave continuò ad avanzare lungo la sua rotta predefinita e procedette nel Pacifico lungo i mari della Cina. Ma i marinai del turno di guardia notturna furono i più spaventati. Essi avvertono che la cosa è vicinissima, ma solo in rarissimi casi riuscirono a intravedere una figura che scomparì tra le scialuppe di salvataggio, emanando una sottile luminosità. Potrebbe essere una figura umana, ma nessuno ne è certo. L'unica cosa certa è che quella roba, anche quando si dilegua fra le ombre della notte, non se ne vuole affatto andare. È sempre a bordo, in qualche luogo, fra la prua o fra la poppa, ma forse anche sopra coperta, o magari anche sotto. Ormai non manca più molto la base militare del porto russo più vicino. Da tempo i fuochisti hanno gettato nelle caldaie roventi dei combustibili ammassato negli appositi carbonili, e addirittura è stato necessario ricorrere a capienti sacchi supplementari di carbone per compiere l'ultima parte di questa traversata. Superati i mari caldi tropicali, questa nave, la Ivan Vassilli, sta risalendo le medie latitudini, e il clima, specialmente di notte, diventò ovviamente man mano sempre più fresco. È in una notte limpida e tranquilla che tuttavia la tragedia, sempre rimandata, esplose, accompagnata da un fortissimo senso di gelo, un'ondata di panico talmente forte quale non si era mai sentita prima, afferrò l'intero equipaggio e lo disperse. Gli uomini, tremanti di terrore, corrono a destra, a sinistra, in tutte le direzioni possibili, pregando, gridando e disperandosi. Sembrerebbe che la cosa li abbia afferrati con i suoi unghiglioni invisibili e li sbatté di qua e di là, come quando un gatto gioca col topo. Ad un certo punto un marinaio, incapace di reggere oltre alla tensione intollerabile, scavalcò la murata della nave, si gettò in mare per poi scomparire nel nulla. Poco dopo, come se una stanchezza mortale, innaturale, avesse contagiato l'intero equipaggio, la calma sembrò tornare a bordo, anzi, più che calma, un senso inspiegabile di sfinimento e di cupo torpore. È come se questa cosa, dopo il decesso di questo marinaio, avesse saziato in qualche modo la sua mostruosa fame di vittime, ma almeno solo per il momento. Infatti non tutti avvertirono semplicemente che si trattò di una tregua momentanea. Scaricata una parte di materiale a Port Arthur e rifornitasi di carbone, la Ivan Vassilli salpò nuovamente le ancore per completare la sua ultima parte del viaggio, per condurla nella principale base russa d'Oriente, ovvero quella di Vladivostok. Nulla accade dopo il primo giorno di partenza di viaggio dal porto, e nulla nemmeno il secondo, ma al terzo si scatenò un altro assalto di questa cosa, e ovviamente, nuovamente, l'intero equipaggio ne fu travolto. Di nuovo urla, pianti, preghiere, di nuovo un correre insensato in ogni direzione, ma soprattutto una cosa, di nuovo un marinaio che si gettò fra le onde del mare e morì. E come la volta precedente, questa tragedia placi per poco questa malvagia, terrificante entità salita a bordo. Esausti, e ormai si può dire anche rassegnati, gli uomini piombarono in una sorta di
fatalistica rassegnazione, ecco qua. Tuttavia, la nave, appena entrò nel sospirato porto di Vladivostok, metà finale di questa lunghissima crociera, ben 12 uomini dell'equipaggio tentarono disperatamente e il più in fretta possibile di scendere da questa nave, di scapparne in qualche modo, ecco. E il loro intento era uno solo, di abbandonare quella nave maledetta. Nessuno sembra voler rimanere a bordo un secondo di più. Pensate che addirittura non hanno voluto neanche aspettare l'apertura dei portelloni di carico. Purtroppo però le autorità russe non la pensarono così. Infatti, secondo loro, il viaggio della Ivan Vassili non si può affatto considerare terminato. La polizia portuale pertanto respinse tutti gli uomini che stavano scappando e li costrinse in ogni modo a tornare a bordo. Malgrado le loro suppliche, imprecazioni e chi più ne ha più ne metta, questi uomini non ebbero scampo. Dovettero tornare per forza di cose a bordo. Mentre il restante del materiale venne scaricato su questi moli, i marinai della disgraziata nave furono tenuti sotto stretta sorveglianza. L'ordine tassativo fu che nessuno abbandoni quella trappola galleggiante a nessun costo. Forse le autorità portuali non credono ai racconti sconnessi di questi marinai poverini che in realtà poi furono assai poco credibili, o magari anche il difficile momento politico non consentono alcun atto di debolezza, visto e considerato che altri compiti attendono la tragica nave. Adesso la Ivan Vassili dovrà fare rotta per Hong Kong e da lì proseguire poi verso l'Australia. La traversata da Vladivostok ad Hong Kong, attraverso il Mar del Giappone, lo Stretto di Corea, il Mar Cinese Orientale, lo Stretto di Formosa e il Mar Cinese Meridionale, è davvero considerato da tutti un vero e proprio incubo, capitano compreso. Quella strana cosa purtroppo è sempre a bordo, anzi sembra addirittura ormai scatenata. Pensate che ben 4 uomini persero la vita nel corso di una sola ondata di terrore che si sparse incontrollabile e soprattutto con frequenza sempre maggiore. 3 marinai e il comandante. 2 marinai si tolsero la vita come i loro colleghi precedenti. Il terzo muore addirittura per spavento. Il suo cuore purtroppo non resta alla prova a cui è stato sottoposto. Quando il capitano Sven Andris, che è riuscito a mantenere fino a questo momento un'ombra di autorità fra questi uomini terrorizzati, molto fedele al suo lavoro, non resse più nemmeno lui questa tensione, ecco, insopportabile, e si gettò a sua volta nel mare, preferendo appunto la morte piuttosto che al tormento senza nome e senza volto che lo perseguita. Quando finalmente questa esausta nave raggiunse il porto di Hong Kong, ceduto tra l'altro in affitto dal governo cinese nel 1898 e per un periodo di ben 99 anni, nulla e nessuno possono più impedire che quasi l'intero equipaggio sbarchi e si allontani a gambe levate. Eh sì, avete capito bene, quasi tutto l'equipaggio. Perché a bordo non restarono che il secondo ufficiale, Chris Hanson, che assume le funzioni ovviamente di comandante, e 5 soli marinai, tutti scandinavi, a quanto pare un po' meno superficiali dei loro colleghi russi, o forse, perché c'è anche questa come ipotesi, più affezionati al loro comandante ufficiale. Ovviamente con un equipaggio così ridotto è praticamente impossibile riprendere il viaggio verso Sydney, dove l'Ivan Vassili deve imbarcare un carico molto pregiato, molto importante, di lana australiana. Naturalmente, arrivati a questo punto, Hanson si diede da fare per arruolare un equipaggio nuovo cinese e riesce insomma a rimettere insieme qualcosa che gli assomigli, ma è appena sufficiente per levare di nuovo le ancore e rimettersi rotta per le Filippine e poi doppiando l'estremità sud-orientale della Nuova Guinea, le coste australiane. Per poco sembra che il nuovo equipaggio ignori totalmente quello che era accaduto all'intera ciurma e sembra che non risenta di alcun tipo di suggestione negativa. Ma il nuovo comandante, proprio nell'imminenza dell'arrivo a Sydney, paga un altro prezzo sia per la sua ostinazione sia per il suo coraggio. Estratta la pistola dal cassetto della sua cabina, si sparò la testa e morì all'istante. Secondo un'altra versione, perché ci sono 2 versioni, ma questa diciamo che è un po' meno attendibile di quella che vi ho appena detto, si impiccò una trave, però in ogni caso muore suicida poche ore prima di poter condurre l'Ivan Vassili nel porto di Sydney. Prima ancora che la nave terminò le manovre per avvicinarsi appunto alla banchina di scarico, anche questo equipaggio cominciò a correre da una parte all'altra come se stesse fuggendo da un incendio, ecco. In pratica non rimase più nessuno a bordo, sia scandinavi che cinesi non ne vollero più sapere, e su questa nave maledetta non resta che un solo uomo. Non sapremo dire se è più intrepido o temerario. Si tratta appunto di un certo Harry Nelson, che non vuole dare alla cosa partita vinta e rimase ovviamente ostinatamente a bordo. Forse, chissà, magari voleva riuscire ad ottenere una grossa ricompensa dalle autorità russe se fosse riuscito a condurre in patria questa nave con un carico
enorme, di valore inestimabile a bordo. Ma ragazzi, pensate un po' che per ben 4 mesi questa nave rimase immobile nel porto di Sidri, non si mosse di un millimetro. Le voci corrono svelte per tutte le bettole del porto e perfino tra i più rudi australiani era difficilissimo trovare qualcuno che osi sfidare questa maledizione che c'era a bordo, che tra l'altro ovviamente sempre incombere sopra le volontà degli uomini. Praticamente si può dire che è come se fosse una possessione, ecco. Ma finalmente al 4° mese e con molta fatica si riuscì a trovare un nuovo equipaggio, un nuovo capitano per l'Ivan Vassilli, a dispetto di qualsiasi storia di spiriti, di fantasmi e di quant'altro. Questo nuovo capitano però, che tra l'altro non ci è giunto neanche il nome, quindi non sappiamo come si chiami, deve essere molto coraggioso, perché si tratta di attraversare tutta l'immensità dell'Oceano Pacifico e portare appunto questo carico di lana pregiata fino a San Francisco. In qualche modo, forse grazie anche ad una tregua degli attacchi di questa misteriosa entità, la nave riprese il suo lunghissimo viaggio verso nord-est, ma essa non riuscì mai in ogni caso a raggiungere la destinazione, perché ancora una volta la cosa torna ad esigere il suo macabro tributo di vittime. Per ben 3 volte in pieno Oceano Pacifico un uomo si gettò in mare cercando di trovare la liberazione dalla morte. La 4ª volta però è proprio il nuovo capitano che, incapace di resistere a questa gelida morsa di impalpabile orrore, si tolse la vita sparandosi in bocca un colpo di pistola. A questo punto divenne impossibile mantenere la rotta per San Francisco, infatti l'equipaggio, folle di paura, volle tornare al porto percorrendo il tragitto più breve, e Harry Nelson, che si è autonominato comandante, vira di bordo e mette la prua verso il porto di Vladivostok. Deciso di non lasciarsi sopraffare da quella forza misteriosa, tentò coraggiosamente di risolvere questo mistero. Ispeziona tutta la nave, compresi tutti i ripostigli segreti che voi potete immaginare all'epoca in un'imbarcazione del genere quanti ce ne possono essere. Interrogò anche tutti i marinai, ma non riuscì a venirne a capo di niente. In compenso però gli riesce la notevole impresa di riportare la nave a Vladivostok, e questa volta senza vittime. Ma anche questa volta, non appena la Ivan Vassilli rientra in porto, tutto l'equipaggio sbarca precipitosamente, e questa volta né le baionette dei militari russi né la promessa di un ingaggio molto favorevole riuscirono a riportarli a bordo. Per ultimo scese a terra Nelson, l'unico membro originario dell'intero equipaggio. Persino lui ne ha avuto abbastanza e si considera fortunato di aver salva la vita. Nessun altro equipaggio verrà più trovato per questa nave maledetta. Nel porto russo infatti regna ovunque la convinzione che un'entità demoniaca si trovi tuttora a bordo, e nessun marinaio sarebbe stato disposto a rischiare la propria vita, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Passano anni e la nave non si mosse da quel porto. Ma nell'inverno del 1907, senza alcun motivo, improvvisamente si scatenò un incendio a bordo di questa nave, devirandolo ovviamente con terribile violenza. Non è un incendio casuale, ma doloso. I russi, convinti che un'entità maligna si nasconde sulla Ivan Vassilli, hanno deciso di purificarla con ulteriore fuoco, e mentre tutto il materiale che c'era a bordo continuò a bruciare, lo stanno ad osservare dalle barche intorno, recitando preghiere e non solo, ma anche esorcismi. Prima che la nave scompaia per sempre in fondo al mare, dicono che un terribile grido si sia levato sopra le loro teste, e non solo, ma anche sopra le fiamme dell'imbarcazione e dello schianto degli alberi sul ponte di legno. Pensate che questo urlo coprì addirittura tutti questi rumori. È finita. La nave maledetta non solcherà più alcun mare, non ucciderà e non farà più impazzire nessun umano. Quello della Ivan Vassilli sarebbe un tipico caso di infestazione tale da condurre alla morte numerosissime persone. Esistono però anche altri casi, anche se meno spettacolari, che adesso si possono paragonare. Tra questo, quello della casa londinese al numero 50 di Berkeley Square, i cui inquilini cadevano vittime di uno stato totalmente confusionale che anche loro purtroppo li conducevano alla morte. E cosa vogliamo dire invece del demone del Tennessee del 1817 che perseguitò a morte John Bell e Robeson County? Si tratterebbero di entità malefiche e non umane, il cui scopo è nuocere intenzionalmente e continuamente agli esseri umani, per la sola ragione che apparentemente si manifestano in una certa casa o in un certo luogo, prendendo in odio proprio la presenza umana. Di norma le classiche manifestazioni si limitano alla manifestazione di spiriti o alla percezione di rumori più o meno insistenti, oppure anche alla manifestazione di poltergeist,
Ovviamente qui si parla dell'estremo, ma in questo caso non è una manifestazione di normali spiriti, ma di una vera e propria presenza diabolica, ossia della forza maligna per eccellenza, così come ovviamente essa viene concepita. Gli equipaggi dell'Ivan Vassili, nel corso della sua tragica odissea, furono costituiti anche da pochissimi asiatici e forse anche da indigeni dell'Oceania. Ragazzi, anche questo video per oggi termina qua. Mi raccomando, come dico sempre, mettete nei commenti voi cosa ne pensate di tutto quello che è accaduto, sia a questa nave sia al suo equipaggio. E iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel mio prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!